Udite, udite, tutti coloro che sono stati derubati, isolati, truffati dal signor Fabrizio Corona, mi scrivesse in direct. Il brasiliano vi dà visibilità. Ovviamente ditemi la verità, perché se so bugie io le vorrò scoprire. Tutti coloro che realmente sono stati truffati dal signor Fabrizio Corona, mi scrivessero. È arrivato il giorno, il brasiliano vi darà visibilità. Ce la dei fratelli. Oh, ve dirò di più. Se la vostra azienda è stata derubata e truffata da Fabrizio Corona, il brasiliano vi fa una storia gratis per la vostra azienda. Do you remember? Sidone, ho 26 anni, sono di Milano e faccio questo video per dire che anche io sono stato truffato da Fabrizio Corona per un importo pari a 1500 euro, con tanto di contratto. Ciao fratelli, eccomi, tutto a posto? Tutto bene, ciao, ma Massimo, ciao. Allora, come ti chiami innanzitutto? Io rappresento la Masterpiece Leader, una conceria di Solopra che fa un po' in pelle. Ah, ecco, perfetto. Senti, una domanda secca e decisa. Quanto t'ha solato Fabrizio? Eravamo in due di noi, due amici che abbiamo abbracciato un progetto con Fabrizio per Adalet, giubbotti in pelle, e siamo a 20.000 più IVA. Il pagamento della royalty per entrare, il suo contratto, e poi non si è fatto più niente perché solo storie, lui è un cantastorie. Ah, ecco. Però i soldi non sono la prestazione di quello che ci prometteva. Non ci è arrivato, oltre i 20.000 abbiamo perso la produzione dei campionari. Altri 10.000 più o meno per fare giubbotti e tutto. E so 30, quindi. Assolutamente una presa in giro. E soprattutto poi eravamo entrati in amicizia con lui. Ma ecco. Ha promesso questo, ha promesso quello. Mi dice una cosa, ma possiamo in qualche modo mostrare queste cose? Abbiamo dei documenti? Certo, c'è il pagamento. Ok. A posto, a posto, a posto. Ti chiamo dopo, ciao.